tre grandi religioni, quali? Religione ebraica, cristiana e, se ne manca un'altra, una religione monoteista, che è molto grande, molto diffusa. Sì, bravissimi, islamica, e quindi dei musulmani. Quindi Abramo è padre di tre grandi religioni e tutte e tre le religioni lo riconoscono come loro padre. Abramo è un grande amico di Dio, per questo sappiamo che Dio è uno, le religioni sono diverse, ma Dio è l'unico Dio. L'altro giorno sono andato in una casa e c'era una signora, sono entrato, mi ha detto: ma lei cosa deve fare qua? Ho detto: guardi, io sono il prete. Lei di che religione è? Non è cristiana? Ha detto: no, io sono musulmana. Ho detto: ah, allora mi scusi, pensavo fosse cristiana. E lei mi ha detto: ma non si preoccupi, può benedire, non c'è problema, Dio è uno solo. Ho detto: oh, finalmente un segno anche di comunione. Ecco, Dio è uno solo. Noi però ci è stato manifestato attraverso Gesù, che è l'immagine visibile del Dio invisibile. Cioè Gesù ci ha testimoniato esattamente il volto di Dio. Ieri sono stato a questo concerto, la Mater Admirabilis, non so chi c'era di voi, c'era il miglior clarinettista vivente attuale, Calogero Palermo si chiama, siciliano, italiano, non lo conosciamo perché questi geni italiani non si conoscono, lui è il primo clarinettista dell'Orchestra Sinfonica di Amsterdam, è venuto, è stato chiamato perché ha un amico, Fabio Severini di Rizzone, ed è venuto a suonare. Quando ha suonato il secondo movimento della Sinfonia di Mozart per clarinetto e orchestra, io mi sono emozionato, stata quasi da piangere. Allora gliel'ho voluto dire, alla fine gli ho detto, gli ho stretto la mano, ho detto: ma mi sono emozionato quando lei ha fatto quell'adagio. E lui mi ha detto: no, ma non è merito mio, è merito di Mozart. E ho detto: vabbè, merito di Mozart, ma Mozart sarebbe in aria se non ci fosse qualcuno che me lo fa sentire. Quindi Gesù ci fa sentire chi è Dio, ci suona la bellezza di Dio. Ma ritorniamo ad Abramo. Abramo è amico di Dio e ad Abramo sono state promesse due cose. Dio gli ha fatto una promessa, gli ha detto: va bene, ti darò tanti figli, tanti, e ti darò una terra tutta tua. Potrai stare nella tua casa, avrai la tua terra, potrai seppellire lì i tuoi morti, tutte le persone a te care. Bene, cosa succede? Che Abramo inizia a partire per cercare questa terra, ma non la trova. E inizia a arrabbiarsi. Ma io non ho una terra. Tu, Dio, mi avevi detto che dovevo avere una terra. E poi mi hai detto che dovevo avere dei figli. Ma mia moglie, Sara, è sterile, non può avere figli. Pensate un po', è il paradigma del credente, quello che riceve la benedizione di Dio, ma attraversa la maledizione di Dio, paradossalmente. Cioè, non riesce a trovare subito quello che Dio gli promette. Quante volte anche noi diciamo, insomma, qui le cose non vanno bene, doveva andare bene, non vanno bene. Ma certo, devi attraversarla quella fatica lì. Allora che cosa succede ad Abramo? Che si arrabbia. Quando uno si arrabbia, inizia a imbrunirsi, diventare triste, non parlare. Avete presente quando siete a tavola che siete arrabbiati? Che la mamma vi dice: cosa hai fatto? Silenzio. Ma forse hai preso qualche brutto voto a scuola? Silenzio. Ma perché non parli? Silenzio.
Abramo inizia a fare così, non vuole più parlare con Dio. Dio gli dice, ma Abramo cosa hai fatto? Si chiude nella sua tenda. Allora Dio sapete cosa gli dice? Senti, io adesso ti dico una cosa, esci dalla tua tenda, esci, non stare chiuso lì, non andarti a chiudere in camera, a piangere in camera sotto il cuscino, esci, esci di casa, vai fuori. Questo verbo uscire è molto importante nell'Antico Testamento, è il libro dell'Esodo, è impostato sul verbo uscire. Esodo vuol dire uscire. Cioè, se uno non esce da se stesso, non può dialogare, non può aprirsi alla vita, non riesce a capire le cose. Certe volte mi telefonano i genitori. E Don Franco, so che lei va con i giovani, venga qui che c'è mio figlio che è sempre attaccato al computer, gli dica qualcosa. Ma cosa vuoi che gli dica? Cioè, se non è lui, io dico sempre, ma deve essere lui che deve uscire fuori. Se non esce fuori, non c'è niente da fare. Può venire anche Dio in persona, ma non ce la farà. Anzi, Dio stesso aspetterà che lui esca. Per cui ad Abramo gli dice, esci. Abramo era un po' cruciato, però a un certo momento cosa fa? Esce dalla tenda, va fuori. A quel punto Dio gli può parlare e gli dice, bravo, sei uscito finalmente, adesso ti faccio vedere una cosa. Che cosa? Alza gli occhi. Alza gli occhi e vede in cielo una meraviglia. Vede un sacco di stelle. Hai visto quante stelle? Ecco, sta tranquillo, i tuoi figli saranno più numerosi di quelle stelle. Ma cosa gli ha fatto vedere Dio? Gli ha fatto vedere la bellezza del creato, quello che sa fare lui. Se io ho fatto tutte quelle stelle lì, ti dice, ma vuoi che non sappia far nascere dei figli da tua moglie? Ma ho fatto il creato, ho fatto tutto quanto, sta tranquillo, non ti addolorare, non ti intristire. Lo sapete cos'è importante? Far vedere ai figli la bellezza del creato. Quando siamo al punto giovane, la mattina facciamo le lodi con i ragazzi, tutte le mattine la facciamo all'orario, diciamo, dalle 6.50 fino alle 7.10, che è quel momento in cui sorge il sole proprio dietro Gabice, riusciamo proprio a vedere tutto il mare. È uno spettacolo unico. I ragazzi non la vedono mai l'alba. E allora quando sono lì vanno subito a prendere i cellulari, lasciano da perdere le preghiere. Possiamo fare la foto all'alba? Va bene, dai, fate l'alba. Vanno sul terrazzo e fanno la foto all'alba. Perché è una cosa bella. Bisogna far vedere le bellezze della creazione, perché lì Dio parla, per prima di tutto parla lì. Voi avete mai visto un'alba? Davvero? Vi svegliate così presto? Che bravi! Bene, il tramonto l'avete visto, il tramonto è più facile, non andate a dormire a quell'ora lì. Ecco, l'alba e il tramonto, le stelle del cielo. Noi a Rizzone vediamo poco le stelle, però quando siamo con i ragazzi fuori in montagna ci fermiamo ogni tanto a vedere le stelle, anche quello è una meraviglia, sono immagini che rimangono impresse. E poi gli dà un altro segno, oltre a fargli vedere il segno del cielo, cioè il segno della creazione, gli dà un segno rituale. Attenti bene, quella volta quando si vendevano delle cose, magari io non avevo i soldi per pagare, non è che facevo un assegno, non esistevano gli assegni, e non esisteva la carta di credito, non esistevano tutte queste cose qui. E non c'era nemmeno uno che ti veniva a richiedere i soldi, ma tutto si basava sulla parola. Dicevo, oh, io ti devo dare 1 milione? Tranquillo, io te li do. Ti do la mia parola. Oltre alla parola faceva un segno.
Questo è un segno un po' brutale, è stata a sentire che segno faceva, però si faceva quella volta, non vi spaventate. Si prendeva un animale piccolino, una colomba di solito, e la si trafiggeva. E assieme a questo momento un po' cruento, quello che doveva pagare i soldi diceva: mi accada a me come è accaduto a questo animale se io non ti do i soldi che ti devo dare, e uccideva l'animale. Era un segno rituale dentro l'attività commerciale. Ecco, Dio gli dà anche questo segno, entra dentro la mentalità del tempo. Cosa gli dice Abramo? Senti Abramo, prendi tutti gli animali, ve lo leggo come dice, prendi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, una ariete di 3 anni, una tortora, una colomba, mettili una di fronte all'altra e dividili. E quindi Abramo fa questo. E poi Dio passa e dice alla fine: mi accada a me se quello che è accaduto a questi animali, se io non ti do le promesse che ti devo dare, te le darò. Cosa succederà ad Abramo? Che l'anno dopo avrà un figlio, Isacco. E Abramo sarà molto contento, ma non immaginava che di figli ne avrebbe avuti molti di più, perché dopo 8.000 anni, tutti i figli di Abramo sono tutti cristiani, tutti musulmani, tutti gli ebrei. Sono tutti suoi figli. Noi siamo figli di Abramo, siamo figli di quella promessa. Pensate Dio come la ragiona in grande. Uno dice 8.000 anni, ma confronta 12 miliardi di attività dell'universo, 8.000 anni è niente. Pensate cosa può ancora fare Dio. Quindi Dio, se dice una cosa, è quella. Dio è fedele alla sua promessa.